Sono stata da Tiger perché c'era la collezione fragoline e ovviamente quello che volevo non l'ho trovato. Comunque ho preso un gran bel po' di robine e ve le voglio troppo far vedere e vi consiglio di andare perché ci sono cose troppo carine. Ho qui anche lo scontrino, vi dico già che le tazze, quelle pastello rosa con le fragoline in rilievo, non c'erano. In tutto ho speso 21,50 euro. Inizio subito con la cosa che secondo me vi farà impazzire, cioè vogliamo parlare di questo vassoio? Lo trovo, boh, è veramente stupendo, stupendo. Veramente lui acquisto top. Poi finalmente ho trovato questa cornice, la puntavo da un sacco, ma non mi ero mai decisa a prenderla. Quanto cavolo è Danish Pastel, mi fa impazzire, è bellissima. Tra l'altro mi piace tantissimo anche quello che c'è scritto, quindi non so, magari tengo veramente questo bigliettino oppure lo cambio, adesso vediamo, però veramente bellissima. E il retro è fatto così, quindi si può appoggiare sulla scrivania o comunque dove si vuole mettere, sul comodino, eccetera. Secondo me è meravigliosa. Ma andiamo avanti. Ah, questo. Posso dire che ultimamente sono un pochino sfigata, cioè diciamo che il 2014, sì, 14, 2024 non è iniziato proprio bene e questo da gennaio diciamo proprio mi serviva. Che cos'è? È un kit per far crescere un quadrifoglio, cioè adoro, voi lo sapete che ogni tanto provo questi kit. Perché mi incuriosiscono troppo e c'erano un sacco di fiori, un sacco di piante da far crescere, eccetera. Io ho scelto questo perché mi ispirava. Spero davvero che cresca, anzi fatemi sapere se vi va di piantarlo insieme. Io non ho idea di come è fatto all'interno e non so che cosa devo fare, non ci sono istruzioni. E quindi fatemi sapere se volete un video a parte dove lo facciamo crescere, poi ogni tanto vi aggiornerò sugli sviluppi di questo piccolo quadrifoglio. Secondo me è anche per dire un'idea regalo troppo troppo cute. Andiamo avanti. Sempre per la collezione fragoline ho preso questi due bicchieri. Ma la carineria, cioè io questi me li immagino già con dentro ad esempio l'acqua con la frutta. Non so se avete presente, io ogni tanto per fare un po' di detox mi preparo questi bicchieroni d'acqua con dentro le fragole, mirtilli, eccetera. Addirittura a volte anche il basilico si può mettere. Online trovate un sacco di ricette per l'acqua con la frutta e secondo me questi bicchieri sono veramente troppo troppo belli e perfetti per fare questa ricetta. Ne ho presi solo due, ma vi giuro li avrei presi tutti. Troppo bellini, queste fragoline super primaverili. Troppo belle, adesso le metto ovviamente subito da lavare, ma troppo carini. Ok, l'ultima cosa che ho preso mi sembra. Ah no, le ultime due. Non mi ricordo cosa ho preso qua. Vabbè, vediamo. Ah sì, sono due ciotoline. Ok, allora, ho preso questa super famosa qua sui social e in realtà la volevo lilla, ma erano terminate, quindi ho preso questa qua ed è azzurra. Questo baby blu o comunque azzurro carta da zucchero. Veramente, veramente carina, posso dire. Troppo bella. E questa dovrebbe far parte della collezione precedente, quella con tutti i fiori. Era rimasta solo lei e quindi l'ho presa. Infine, come vi dicevo, un'altra ciotolina che in realtà diciamo che è più uno svuotatasche perché non è proprio una ciotolina. Un piattino, dai, questo piattino a forma di fragola. Ma quanto è bellino! Cioè, troppo, ma ve lo immaginate sopra il vassoio con le fragoline? Cioè, adoro veramente. Boh, bellissimo, sono troppo contenta. Quindi sì, questo è il mio shopping, in tutto ho pagato appunto 21,50 euro e sono troppo felice perché volevo tutte queste cosine. E fatemi sapere se volete provare a piantare insieme a me il quadrifoglio portafortuna, che direi che dobbiamo manifestare un po' di buona fortuna piantando questo quadrifoglio.